Ciao amici del MyLab, oggi parliamo di cibo e ricerche scientifiche. Per favore condividi questo video subito se ti piace l'argomento, così io riesco a capire cos'è che ti interessa di più e approfondirò quegli argomenti. Sono Loris e anche oggi vado a chiamare il nostro professor Sankath, professore emerito di tecnologia alimentare, per chiedergli come funziona la scienza nel campo dell'alimentazione. Sentiamo cosa ha da dire. Buongiorno amici di MyLab. Oggi vi fare vedere come possiamo prendere per sedere la scienza manipolando risultati. Persone credere sempre in quello che dice una ricerca scientifica. Allora noi possiamo prendere in giro persone e fare credere tutto quello che noi vogliamo. Ecco alcuni trucchi che noi usare per convincere persone di qualsiasi cosa noi vogliamo. Trucco numero uno, dire metà della storia. Esempio, diciamo che pasta fa dimagrire perché c'è studio scientifico che ha dimostrato che sono dimagrite persone sottoposte a questo esperimento. Ma ovviamente dimentichiamo di raccontare che queste persone erano degli atleti professionisti che mangiavano pochissimi o niente carboidrati. Abbiamo aggiunto alla loro dieta solo un etto di pasta in una settimana e che la diminuzione di peso media era di 30 grammi. Così molto diverso. Trucco numero 2. Fare studio solo su alcune persone. Per esempio, dire che proteine animali fare molto molto male, fare venire cancro, ma fare questo studio solo su popolazioni che geneticamente sono abituate a mangiare vegetali come i cinesi. Trucco numero 3. Dimenticare di dire che lo studio è stato fatto con pochissime persone. Esempio, noi diciamo che lo studio ha dimostrato che vitamine fare morire di cancro e poi scopriamo che lo studio è stato fatto su 6 persone in tutto il pianeta e che queste erano già malate di cancro prima di iniziare il studio. Piccola omissione. Wow, anche questa volta il professore ci ha impressionati, non sei d'accordo? Attenzione, qui il problema non è la scienza. La scienza, dove è applicata bene, e lo è nella maggior parte dei casi, ci fa fare un sacco di passi in avanti ed è grazie ad essa che possiamo trovare l'alimentazione più corretta per noi. Purtroppo tante delle cose che ha detto il professore sono vere. In alcuni casi non è che venga falsificato un esperimento, ma viene pilotato il modo di comunicarlo in maniera che ci fanno credere quello che vogliono loro. Metto un link qui sotto a questo video che parla di un esperimento che ha dimostrato che la pasta fa dimagrire. La pasta fa dimagrire? In questo esperimento si sono dimenticati di comunicare un paio di dettagli importanti, tipo che tutte le persone che hanno partecipato erano sotto dieta low carb, cioè a pochissimo contenuto di carboidrati. Prima cosa omessa. Seconda cosa che hanno omesso di dire è che per dimostrare che la pasta fa bene hanno aggiunto alla loro dieta 150 grammi di pasta alla settimana, non tutti i giorni, e non era il piatto principale ma era una side portion, cioè era un contorno come si usa fare molto spesso nei paesi anglosassoni. Inoltre hanno omesso un'altra cosa, che tutto sto dimagrimento era discutibile perché erano dimagriti di poche decine di grammi nella media. Quindi io, che sono un ingegnere e vedo che le persone che pesano mediamente 70 kg sono dimagrite in media di 30 grammi, deduco che semplicemente non sono ingrassate, non sono dimagrite. Non si può dire che siano dimagrite in media di 30 grammi. 30 grammi. Sputi per terra e sei dimagrito di 40, probabilmente. Ho diversi altri esempi come questo da mostrarti, magari lo farò in futuro, però intanto volevo mostrarti questo. Continuiamo a credere nella scienza e anzi usiamola molto ma molto di più. Ma per favore, leggiamo le ricerche e gli esperimenti fino in fondo. Almeno finiamo di leggere il paper scientifico, non ti pare? Per finire ti dico, scaricati il contenuto gratis che ho messo qui sotto al video. Deriva da suggerimenti degli esperti che abbiamo intervistato e sono sicuro che ti saranno molto utili. Tra l'altro non costano niente. Scaricalo e non te ne pentirai.
condividi questo video, come già ti ho detto, e mettici un bel like sulla pagina e teniamoci in contatto. Ci sono molti altri video che stiamo per fare.